parte la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Alle nostre spalle i nostri beniamini, la parata dei VIP, e per saperne di più rimanete con noi. Ti dice tutto di tutti. In collaborazione con... Amiche, siamo in compagnia di una bellissima sposa che ha scelto un abito della collezione Chavez by Juliette Mathion. È un abito ricamato interamente a mano con cristalli, con delle trasparenze effetto tattoo. È un abito che consigliamo anche alle star del Festival di Sanremo. Sindaco, la macchina dell'amministrazione risponde credo positivamente, noi veniamo ormai da un po' di anni e devo dire che le cose funzionano sempre egregiamente, anche un plauso da parte sua a tutti i dipendenti comunali, i vigili urbani, insomma coloro i quali poi rendono possibile il funzionamento di questa straordinaria manifestazione. Tanto grazie per questa domanda, perché è vero anche perché normalmente poi Sanremo è anche stato un momento dove è stata messa sotto la lente di ingrandimento proprio per i dipendenti comunali. Oggi si svolge anche, come ricordava, un festival in questi ultimi anni di grande successo grazie al lavoro dei dipendenti comunali, alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine, compreso l'Arma dei Carabinieri. Cioè, vuol dire, c'è una grandissima, vuol dire, impegno da parte di tutti quanti, anche perché i tempi ovviamente sono delicati e indubbiamente dunque aumentano, voglio dire, tutte le persone allegate, vuol dire, ai controlli, e fortunatamente tutto sta funzionando bene. Ebbene, con questo applauso che è ideale al quale ci uniamo, la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon festival, lei che è un po' il padrone di casa. Grazie, al prossimo anno vi aspetto tutti quanti, grazie. Qual è il segreto del tempo? Il segreto del tempo? Sono fogli. Insomma, il segreto del tempo sta nel fatto che se uno è generoso con la vita è generoso con lui. Ti annulleresti come la tua leggenda per amore? Penso di sì, penso che dovresti, l'amore vero... Andrei oltre, se potessi andare oltre il tempo e la morte per l'amore vero lo farei senz'altro. Anna, Sanremo per te vuol dire tanto, è un pezzo fondamentale della tua crescita artistica. Hai di recente rilasciato un'intervista di quando hai ricevuto la telefonata da Pippo Baudo, che peraltro stasera è stato ospite sul palco dell'Ariston. Raccontacela anche a noi quella telefonata.
Ah sì sì, è proprio è stata una cosa spontanea, come dico sempre, come Pippo ce ne sono poche, è praticamente insostituibile, perché lui proprio il festival lo pensava, contattava gli artisti che aveva in mente personalmente, sia le giovani come è capitato a me, sia i grandissimi artisti, chiamava cioè, tranquillamente Anna Falchi così come chiamava Madonna. E quindi è sempre stato un grande per questo, è anche sintomo di grande umiltà, e poi ha fatto il percorso che ha fatto. Questa sera è stato un piacere rivederlo al Festival di Sanremo, perché Sanremo senza Pippo poi non è la stessa cosa, quindi insomma è sempre un grande piacere ricordarlo. Anna, ma quel palco fa tremare le vene ai polsi, perché Baglioni ha raccontato in conferenza stampa che qualche artista ha rifiutato l'ospitata perché ha detto no, per me Sanremo è troppo, l'Ariston mi fa tremare. Tu che l'hai calcato quel palco, ce lo puoi raccontare? Beh, sicuramente è diverso a seconda dell'età che si ha, perché più sei grande più hai grandi ansia di prestazione, no? Come si suol dire. Invece per quanto mi riguarda, all'epoca io ero proprio una sana incoscienza, ero molto allegra, avevo tutto questo entusiasmo incredibile, non mi rendevo conto dell'importanza di quel palcoscenico. Se la facessi oggi sicuramente sarei più emozionata, incredibile ma vero. Luca, l'anno scorso intervistavi tu i personaggi, oggi sei tu dall'altra parte. È la verità, ho questo doppio ruolo che mi diverte molto, di cantante, di conduttore. Del resto Radio 2 Social Club è un sunto delle due cose, musica dal vivo e ospite e conduzione, col mio amico Andrea Perroni che ci regala sempre grandi sorrisi. Beh, insomma, il nostro è un mestiere fatto di questo, di emozioni, a volte intense, a volte facciamo uscire una lacrima, a volte facciamo nascere un sorriso, e la cosa ci onora quando ci riesce. Noemi, non ho smesso mai di cercarti e ti ho trovato. Ci siamo trovati finalmente. Ma che cos'è l'amore per te? Beh, l'amore è la voglia di cercarsi e di trovarsi. Ma l'amore con la grande? Eh beh, sì, certo, ma l'amore anche per le piccole cose. Non lo so, io. Alice, sei superstiziosa? No, per niente. E specchi rotti? Specchi rotti non lo sono, assolutamente. Anche la Sicilia, come la Campania, come il resto d'Italia e del mondo, c'è una superstizione. Sì, c'è, ma io vado un po' controcorrente su questa cosa qua. Mi piace non credere nelle cose negative, ecco, vivo solo quelle positive, almeno cerco di far bene. Chi ha rotto lo specchio? Io rompo sempre tutto perché sono maldestra, quindi specchi, vasi, rompo tutto, però il mio specchio l'ha rotto mio padre in realtà. Parliamo di donne, parliamo di musica e di bellezza ovviamente. Io credo che almeno tutte le donne d'Italia abbiano nell'armadio almeno 120 paia di scarpe, e in questo contesto mi auguro che indossino anche le meravigliose scarpe e Bella Shoes. C'è una persona con la quale vorresti condividere un'eventuale vittoria? Con mio fratello, che è coautore di questa canzone, con cui sto condividendo tutte le cose lavorative che stiamo facendo, che ora a casa non può venire, quindi sicuramente la prima chiamata andrebbe a lui. L'amore per te che cos'è? L'amore è fiducia, costruzione e abbandono. Secondo te questo festival quest'anno com'è? Ma allora partiamo dal presupposto che io è la prima volta che vengo al festival, non sono... Però quando mamma e papà guardavo la televisione per i piccolini, no? C'era già Sanremo. No, appunto, Sanremo è una cosa che va oltre qualsiasi barriera, no? Quindi entro le case tutti gli italiani, è un po' come il Giro d'Italia Sanremo, no? Quindi anche quelli che non sono appassionati di musica però comunque seguono il festival di Sanremo. Qual era il tormentone, la canzone che tu magari sei cresciuto? Ma allora mi ricordo, non so perché, mi ricordo la canzone di Renga che ha vinto con Angelo, mi pare. Mi è piaciuta molto quella, non so perché viene in mente quella, però viene in mente, cioè il mio ricordo di Sanremo è quello. Forse che l'ho seguito in TV. Un grande artista. Assolutamente sì, poi ancora adesso mi piace, quindi sarà perché lo mi è restato in testa, no? E quest'anno? Quest'anno mi piace molto Renzo Rubino, ho visto una sua intervista, un servizio su di lui, mi è sembrato anche un ragazzo molto, molto spontaneo, molto naturale, quindi mi è piaciuto molto anche per quello, oltre che mi piace come canta. Qual è il legame tra il tatuaggio, tu scrivi sulla pelle e poi scrivi anche nell'anima attraverso la musica?
Sì, diciamo che appunto il tatuaggio farà sempre parte di me, perché comunque è una passione grandissima che ho, come la musica, e cerco di intrecciare le due cose, speriamo di riuscirci sempre. Luca, al Victory Morgana Bay per una bella serata che è resa ancora più magica perché siamo nella settimana del Festival di Sanremo, una bella emozione, no? È stato veramente, veramente piacevole, quindi c'è un bel clima, ecco, abbiamo cantato dal vivo, c'è della buona musica, abbiamo mangiato benissimo, quindi molto molto piacevole. Luca, progetti per quest'anno che è appena iniziato, che però sicuramente ti vedrà protagonista e noi te l'auguriamo naturalmente. Guarda, sono onestamente carichissimo, ci sono tantissime cose in ballo, da solo, con Raffaello, con Ivana, e quindi adesso vediamo tutto, nei prossimi mesi ci saranno tante, tante tante novità, sono impegnatissimo, mi sto dedicando anima e corpo, lavoro 24 ore su 24, però sono felice. Claudio, porta bene capitano anziché dittatore? Sì, ma dittatore è diventata, l'ho fatta io per prima la battuta per non farmela fare dopo. Grazie, complimenti. Questo programma è stato offerto da siamo in compagnia di una bellissima sposa che ha scelto un abito della collezione Chavez by Julien Mathion. È un abito ricamato interamente a mano con cristalli, con delle trasparenze effetto tattoo. È un abito che consigliamo anche alle star del Festival di Sanremo.